Potrei dire, è ovvio, era già tutto scritto, perché hanno iscritto al registro degli indagati quel poliziotto della Polfer che ha ucciso per difendersi da un aggressore con un coltello l'immigrante. Ovviamente in un paese, potrei dire normale, un poliziotto che si difende da un aggressore con coltello verrebbe difeso in tempo reale da tutta la popolazione e da tutti i giudici. Ma in Italia così non è. Adesso è scritto il registro degli indagati. A questo punto io però vorrei chiedere a quei giudici, quei PM, quei politici, quei cittadini che lo accusano o che mettono in discussione il suo operato, anche minimamente, cosa dovrebbe fare un poliziotto che viene aggredito da un delinquente con coltello alla mano? Dovrebbe subire, stando zitto, mettersi in ginocchio? Anche in questo caso, ogni dubbio è lecito. Ma di dubbi per quel che riguarda la situazione italiana, della nostra Italia, non ne ho. Siamo un paese che sfiora la comicità. Ciao a tutti. Commentate, condividete.